Studiare non è più noioso quando un unicorno arriva a scuola. Cosa? Santo arcobaleno! Ho dormito di nuovo troppo! Sono in ritardo! Dove sono tutte le mie cose? Oh! Cosa? Che ore sono? Ma è troppo presto! Oh, cavolo! Ho fatto di nuovo confusione! Che mattina terribile! Fluffy, dammi un po' d'amore! Grazie al cielo ho il mio astuccio peloso calmante! Diluisci la vernice acrilica con acqua in un flacone spray. Colora l'eco pelliccia bianca con colori arcobaleno. Asciuga e spazzola la pelliccia. Piegala a metà. E ritaglia i pezzi di un astuccio. Incolla a caldo un nastro elastico sul retro della pelliccia in modo da poter inserire il materiale scolastico. Incolla i pezzi laterali. Forma un astuccio. Taglia una striscia in gomma piuma viola brillante per la cerniera. E attacca una cerniera. Incollala sull'astuccio. Attacca strisce di gomma piuma come cinghie. Inserisci il materiale scolastico. È così morbido! Contiene tutte le mie penne unicorno. È strapieno! Sono pronto per la scuola! La nostra sirena non ha mai fretta. C'è sempre tempo prima di alzarsi. Oh no! Ho sbagliato! Sono in ritardo! Miss Fairy, mi dispiace molto per il ritardo. C'è stato un incidente all'incrocio tra gli oceani Pacifico e Atlantico. Bene, siediti, sirena. Sirena prende il suo magico materiale scolastico dalle profondità del suo zaino per migliorare la giornata scolastica. Sgrassa un barattolo con alcol. Versaci dentro della vernice per vetro. E spargila all'interno. Crea diversi strati per colorare il barattolo. Asciuga con un asciugacapelli. Crea una trama. Incolla a caldo all'interno un barattolo più piccolo. E inserisci una serie di luci con le batterie. Taglia le sagome di sirena, pesce e alghe di gomma piuma adesiva. Attaccale al barattolo. Decora con lo spago. Wow, magia del pesce, che carino! A Unicorno piace tanto. Ci giocherebbe tutto il giorno. Acceso e spento. Acceso! Ups! Abbiamo fatto arrabbiare Miss Fairy. E si è trasformata in una cattiva insegnante. Ups! Mad Fairy ci farà fare subito un test. Non è uno scherzo! Dobbiamo calmarci e riflettere attentamente. Sirena ha una penna che potrebbe essere d'aiuto. Una medusa arriva in soccorso. Applica la colla trasparente sul tulle. Taglia le parti per creare una medusa. Cuci. Crea il corpo con una pallina di tulle. Cuci i tentacoli. E cuci dei campanellini sui tentacoli. Attacca la medusa a una penna usando una cordina metallica. Decora l'articolazione con conchiglie. La piccola medusa calma sirena. Ascolta il tintinnio. Ora conosce le risposte a tutte le domande. Ha
Anche Unicorno vuole un antistress per il test. Cerchiamolo nell'astuccio peloso. Eccolo qui! Questo è il mio pennarello. Taglia la parte superiore e inferiore da un pennarello. Versa piccole perline, pagliette e glitter in una lunga fiaschetta trasparente. Versa la glicerina. Incollaci sopra la parte tagliata del pennarello. E attacca una piccola torcia sul retro. Coprila con la parte inferiore del pennarello. Avvolgi il pennarello e la torcia con gomma piuma metallizzata. Decora! Questo pennarello unicorno illumina la conoscenza. Con questo possiamo fare qualsiasi test. Abbiamo il materiale scolastico più carino al mondo. Ma Miss Fairy è comunque arrabbiata. È stanca di giocare con noi in classe. Questa è magia oscura. Dobbiamo fare pace con Miss Fairy. Che ne dici di un simpatico regalo di unicorno? Questa colla slime risolverà tutti i problemi. Incolla a caldo un corno di unicorno in gomma piuma e le orecchie su una bottiglia vuota di colla Elmer. Attacca gli occhi in gomma piuma nera sul flacone. Sfilaccia dei pezzi di nastri di raso per creare le frange. E incollale sulla bottiglia. Decora con stelle e fiori. Usa gli stessi pezzi per fare una lunga criniera sulla schiena. Versa il detersivo per bucato in gel nella colla bianca. E aggiungi un po' di bicarbonato di sodio. Impasta lo slime. E dividilo in tre parti. Colora ogni parte con vernice acrilica. E inserisci lo slime nella bottiglia. Attacca un'etichetta. Lo provi, Miss Fairy! Questo è slime arcobaleno della collezione Unicorn Happiness. Sta funzionando! A Miss Fairy piace giocare con lo slime. Ma che succede? Lo slime ha incollato tutti i fogli! Non è possibile! Dobbiamo risolvere questa catastrofe di slime. Ecco, il mio simpatico polpo sarà d'aiuto. È così divertente! Modella i tentacoli di polpo con l'argilla leggera. Crea le ventose. Fissa i tentacoli alla base di argilla. Non appena indurita, colora l'argilla con vernice acrilica. Crea dei buchi per gli occhi in una sfera di plastica sottile usando la punta di una pistola per colla a caldo. E un altro buco sul fondo. Colora la palla con vernice acrilica. Inserisci un palloncino. Riempilo con il dentifricio. E legalo. Unisci il corpo alla testa usando l'argilla leggera. Dipingilo. Miss Fairy, le presento il polpo. Gli occhi sono così carini. La nostra insegnante infuriata torna dolce e gentile come prima. Il polpo ha fatto effetto. Continuiamo la lezione. Cosa nasconde la sirena? Ha un'intera sfilata di moda sulla copertina del suo quaderno. Un gioco su come vestire le sirene. Ritaglia i dettagli da diverse tonalità di gomma piuma. Attaccali su una copertina di quaderno. Disegna una sirena. Fissala su una base di gomma piuma bianca usando il velcro. Taglia separatamente gli abiti per la sirena dalla gomma piuma. Sul retro dei pezzi incolla il velcro.
Dipingi le squame sulla coda dorata. Decora la parte superiore con le conchiglie. Incolla a caldo una serie di paillette sul quaderno. Aggiungi adesivi 3D con pesci e conchiglie. Cambia il vestito della sirena ogni volta che vuoi. Metti i pezzi extra in una busta e inseriscila nel quaderno. È davvero divertente! Non ti annoierai mai con questo quaderno. La sirena cambia i vestiti e persino la coda. Street style subacqueo! Vorrei avere anche io un quaderno come questo. Unicorno adorerebbe quel quaderno. Ecco qui, un simpatico quaderno con unicorno. Attacca uno strato di imbottitura sintetica sulla copertina rovinata di un quaderno e usa la colla a caldo. Disegna la sagoma di un unicorno sulla carta. Tagliala con il cutter. Posiziona lo stencil sul tessuto con paillette e coloralo con vernice acrilica. Fissa la vernice con smalto trasparente. Incolla a caldo il tessuto sulla copertina. Taglia a pezzi un nastro di velluto. Attacca le decorazioni alle estremità. E incolla i nastri come segnalibri. Che quaderno meraviglioso! È così brillante e rilassante! Tutti lo adorano! Ora le lezioni a scuola di magia saranno molto più divertenti! Unicorno sta disegnando nel suo nuovo quaderno, ma non viene bene! Beh, è orribile! È un mostro, non un disegno! Ehi, non ti preoccupare, i segni di matita sono facili da correggere! Prendi la mia gomma antistress! Versa la sabbia cinetica colorata in una stella di plastica! Aggiungi le conchiglie decorative e una sirena. Incolla a caldo una gomma sul retro. Questa non è solo sabbia, ma è anche una gomma subacquea. Cancella il tuo disegno. E rilassa le dita. Così il tuo nuovo disegno sarà fantastico. Forse il disegno con le matite non fa per te. Dovresti provare a dipingere. Questi sono fatti apposta per unicorni. Ricopri una tavolozza di acquerelli con colori acrilici. Disegna un unicorno. Traccia la silhouette con un liner 3D. Taglia un pezzo di plastica trasparente adattandolo al coperchio. Versa delle perline sul disegno. E coprilo con un pezzo di plastica. Incollalo a caldo. Questi colori sono così carini e divertenti! Con un gioco in più, ora creerò un vero capolavoro! Le ragazze sono impegnate? L'atmosfera qui è così tranquilla e Miss Fairy torna a essere gentile. Ti piace il nostro materiale scolastico antistress? Scrivi quale ti è piaciuto di più, quello per sirena o unicorno? E metti un like al video, iscriviti al canale e fai clic sulla campanella per non perdere il magico materiale scolastico di Trum Trum.